andiamo. Che figata. Era proprio un nostro sogno fare Pechino insieme, da quando noi lo seguivamo dalla prima edizione. E lei era molto piccola la prima volta che mi ha detto: papà, facciamo Pechino insieme. E io gli dissi: un giorno faremo Pechino insieme. E poi io pensavo che fosse caduta lì, invece poi quando è cresciuta ha detto: quindi... Devo dire che siamo rimasti anche un po' sorpresi dal fatto che, no? Sì, 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 dal fatto di riuscirci comunque a trovare all'interno con abbastanza facilità, con abbastanza semplicità, con grande naturalezza, perché poi alla fine abbiamo riportato un po' la vita quotidiana a Pechino per quanto possibile in un contesto che hai ragione ti mette molto al limite e quindi può a un certo punto di vista creare dei problemi nelle relazioni. Beh, che del viaggio dell'altro? Sì, anche del viaggio, cioè si apprezzano molto di più le comunità che uno fa in un viaggio normale quando si ritrova a viaggiare in questo modo. Beh, forse più paia di scarpe comode di quante in realtà me ne servono, perché ho scoperto che funziona. Più dei tacchi? Ecco sì, forse sì. Tutto io i tacchi. In una foto? I paesaggi del Vietnam sicuramente che sono rimasti indimenticabili. In particolare uno che si vede in una puntata, che è un occhio, non vi dico altro, che rimanda un po' secondo me al Signore degli Anelli come immagine, e che è veramente indimenticabile. Beh, l'uno dell'altro abbiamo visto secondo me dei nuovi aspetti della nostra personalità fondamentalmente, cioè ho scoperto delle cose su mio padre che è difficile vedere nella quotidianità, perché comunque ovviamente essendo mio padre si pone in maniera un pochino più stabile, invece in un viaggio in cui escono diciamo le parti più emotive di una persona sono riuscita a vedere anche questo aspetto, che è molto bello. Io sono un boomer, sono una generazione dopo, però sono cresciuto con la frase lo chicos no lloran, noi bambini non piangevano, c'era questo concetto qua, e lei ha visto che los padres lloran. Per me le colonne sonore delle cose importanti che faccio sono sempre prodigi. Io non lo so, non ricordo, dovrei... No, beh, però tu avevi portato, lei ha scoperto che la musica si può sentire anche in maniera analogica con un Walkman, tipo quello del tempo delle mele e con le cuffie. Che cosa avevi nella cassetta che ti aveva preparato mamma? Avevo la colonna sonora di Guardiani della Galassia. Mamma gli aveva preparato la cassetta, capito? Le cassette, una cosa, che ne sapete voi delle cassette? Vi ricordate? Voi non sapete manco che erano. Io sì.